Lo sapevate che tra il cibo di strada ci sono anche i waffle? Beh, questi sono un dolce che è tipico della Francia, del Belgio e sono diffusi anche in Olanda, Germania e Austria. E ormai, insomma, vengono preparati tutto l'anno in varie città e anche qui da noi in Italia hanno preso piede veramente alla grande. E anche noi oggi li vogliamo preparare, anzi ci aiuta il nostro Rick. Gli uomini ai fornelli sono certe volte molto più bravi di noi. Gli ingredienti sono burro, ma noi abbiamo usato però l'olio di semi, la farina, lo zucchero, mezzo cucchiaino di lievito per dolci, 60 g di latte e un uovo. Per quanto riguarda l'olio di semi, noi abbiamo usato metà di un bicchiere di carta, la farina 80 g e lo zucchero 30 g. Il nostro Rick adesso sta preparando tutto il nostro bel miscuglio magico. I waffle sono praticamente così oltre da mangiare in qualsiasi periodo dell'anno, anche freddi, perché no, e sono da proporre sia salati che dolci. La difficoltà di preparazione non è che sia eccessiva, una difficoltà media. Ah, ecco, noi abbiamo aggiunto, molti mettono anche della vaniglia e noi abbiamo messo dell'aroma per aroma di vaniglia. Eccola qua pronta la nostra macchinetta. Vi svelo un segreto, quel giorno l'abbiamo proprio inaugurata. Non è una sponsorizzazione, però voglio dirvi, il marchio lo avete già visto, senza che lo dico, che non è una spesa eccessiva, costa almeno questa al di sotto dei 40 euro. Abbiamo messo tutta la nostra cremina, che deve essere abbastanza consistente, all'interno della macchinetta per i waffle. E dovranno cuocere per 3, massimo 4 minuti. Verranno leggermente dorati, come ve ne sarete accorti, però la consistenza poi, anche una volta cotti, è abbastanza morbida. E poi possiamo farcirli in vari modi. In questo istante state vedendo che li abbiamo farciti con una confettura di more. Li abbiamo mangiati a colazione e quindi possiamo sbizzarrirci anche con varie marmellate o anche con la cioccolata, se magari vi piace. In tutto il tempo di preparazione è di 20 minuti, tempo di cottura tra i 3 e i 4 minuti e il costo di questa ricetta è veramente bassissimo. Anzi, vi do un consiglio: se voi acquistate la macchinetta, quella per fare i waffle, ci sono anche prezzi minori e prezzi maggiori, quindi ecco, per tutte le tasche, quindi vi troverete agevolati, perché una confezione che ne contiene, mi sembra, 4 costa sui 3 euro, invece in questo modo, ecco, gli ingredienti sono più o meno ingredienti che abbiamo tutti in casa, perché ci servono poi anche per altre ricette, quindi insomma la spesa in questo modo sarà minima. Like se vi è piaciuta anche questa nostra nuova video ricetta, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto e io vi aspetto sempre qui nel nostro magico mondo, quello dei bigiù di Rick.